bisogna dare lo sfratto dai campi rom abusivi, che sono zone di illegalità diffusa. Adesso parliamo di campi rom perché sono due questioni diverse. Esattamente come si farebbe con una casa abusiva. Odio che voi instigate, ci mette insieme. E se permette, io reputo inaccettabile che uno Stato non intervenga in aree dove c'è l'illegalità, si allarga illegalmente. Mi fermo, c'è quella degli ossi, uso nell'esempio come un gong. Penso che sia uno Stato che lo fa dentro. Mi fermo un secondo. La Paoli ci ha detto la cosa che pensa. La frase della Ruspa sicuramente l'ha detta Salvini e lo risentiamo fra breve. E lo ribadisco, però non si può stravolgere la realtà. Noi abbiamo detto che zone di illegalità, la Ruspa contro i campi rom. No, con le persone ovviamente fuori, perché nel momento abbiamo lo sfratto, vanno eliminate. Penso in qualità anche di parlamentare che sia inaccettabile che esistano zone nel paese nel quale ci sono costruzioni abusive, nei quali i minori non vanno a scuola. Quello però, nel quale quello che sta dicendo la Paoli, cioè che se un politico parla della Ruspa trasmette un messaggio che molti interpretano in quel modo, cioè si è rotto un tabù. Lei lo pensa o no? Mi scusi, se io avessi detto, su una casa abusiva abbattiamola con una ruspa, avrei avuto l'applauso di tutti i buonisti ben pensanti dicendo che bravo sei re della legalità e dell'ambiente. Allora, io se dico che si abbatte un campo rom abusivo, invece ne devo prendere che se in odio. Mi sembra incredibile. Chi è responsabile delle politiche di un paese?